In vista dell'esercitazione che coinvolgerà tutta la cittadina di Riccione prevista per l'8 maggio, la Protezione Civile di Riccione comincia una serie di incontri in città, partendo dalle scuole. Nella mattinata, alle medie Pascoli, al via la sperimentazione di un nuovo modello formativo partecipato, con gli alunni coinvolti direttamente, in una mattinata tesa a dare le informazioni di base sui primi comportamenti da tenere in caso di terremoto e sulla conoscenza di questo fenomeno naturale. A coinvolgere i tre gruppi di classe, per un totale di 400 studenti circa, è stato il responsabile del COC di Protezione Civile Riccione, Rizziero Santi. I ragazzi reagiscono bene, sono interessati, stiamo facendo un percorso formativo di conoscenza intanto del piano comunale di emergenza, spieghiamo come si sviluppa un terremoto, che cosa si deve fare in questi casi, a scuola, a casa, all'esterno. Con loro cerchiamo anche di capire appunto le modalità, ma ci esercitiamo, loro partecipano, diciamo, a queste esercitazioni e loro stessi, così come nelle cose, sono protezione civile ed è per questo che sono molto interessati. Ecco, addirittura qualcuno avrà il ruolo di vigile del fuoco, carabinieri, insomma un modo diverso di coinvolgere i ragazzini che poi sicuramente a casa porteranno qualcosa, nel senso che sapranno come al solito contaminare. Sì, è un modo per coinvolgerli e per dire appunto che la protezione civile sono tutti loro, c'è la polizia, ci sono i carabinieri, c'è la polizia municipale, i vigili del fuoco, la Croce Rossa, i volontari di protezione civile, ma che sono loro stessi. Il tutto in vista di un appuntamento molto importante per la città di Riccione dell'8 maggio. Sì, sarà una giornata di esercitazione che coinvolgerà tutta la città, in particolare naturalmente le scuole, e quindi oltre a fare la prova pratica e a fare esercitare tutti i gruppi, è bene che appunto si sappia che cosa succede. La giornata, avendo dato esito positivo, sarà riproposta in tutte le scuole di Riccione, ma anche nei vari quartieri.